Bella ragazzi, sono da Nothing Silence e sono qui con un nuovo tutorial su Diablo 3. In questo video vi spiegherò come craftare il bastone da Mantriano e come raggiungere la contea bizzarra, cioè il livello segreto di Diablo 3. Allora ragazzi, per prima cosa vi serviranno 150.000 soldi e poi vi serviranno 5 oggetti e adesso vi spiegherò come dove dropparli. Il primo è il fungo nero, poi c'è la tibia di Leoric, poi c'è la pietra borbottante, poi c'è il liquido arcobaleno e poi il campanaccio di Wirt che si compra appunto a 100k e poi c'è la ricetta, appunto il libro che spiega al fabbro come crearlo. Ecco, cominciamo subito. Per trovare il fungo nero dobbiamo andare atto 1 modalità normale e dobbiamo cliccare sull'ultima missione dell'atto 1, quindi il numero 10 torna a nuova Tristram e inizia la missione. Quindi andiamo. Comunque ripeto, avverto, non ripeto che non sto registrando in live, sto solo mettendo la mia voce adesso. E quindi andiamo sul portale e ci dirigiamo ai giardini della cattedrale. Arrivati qui andiamo al passaggio di Leoric, poi torniamo indietro fino ad arrivare alla cattedrale livello 1. Ho velocizzato il video per fare prima. Infatti il fungo si troverà nella cattedrale livello 1 e la sua posizione sarà random. Quindi dovrete esplorare tutta la mappa. Potrete essere fortunati come io in questa volta, che l'ho trovato quasi subito, oppure sfortunati e dovrete metterci due o più tentativi, perché infatti il fungo sarà random, ma non ci sarà per forza nella mappa. E io comunque ci sono riuscito al terzo tentativo. Appunto a questo tentativo e l'ho trovata appunto subito dopo 2 minuti, nemmeno direi, dopo 2 minuti. E una volta trovato il fungo nero appunto ci cliccate sopra e lo raccogliete e questo era il primo oggetto, vedete, poi esce il funghettino ed eccolo qua, il nostro fungo nero, il tanto agognato fungo nero. E adesso passiamo al prossimo oggetto. Il prossimo oggetto sarà la tibia di Leoric, che si trova sempre nella stessa missione. Quindi atto 1, numero 10, torna nuova Tristram. Andiamo sul portale e ci dirigiamo al maniero di Leoric. Eccolo qua. Arrivate al maniero di Leoric, tornate indietro e cominciate a scendere giù dalle scale. Una volta scesi, troverete sulla sinistra guardando dall'alto, sulla destra guardando dal basso, una porta e in fondo ci sarà un cammino. Adesso vedrete. E uccidiamo prima Sifroscio, eccolo qua. Se avrete fortuna, nel cammino ci saranno dei legni da ardere e dentro ci sarà tibia di Leoric. È abbastanza rara, io ci ho provato una quindicina di volte prima di trovarla, quindi non vi scoraggiate se non la trovate. Per il terzo oggetto andiamo all'atto 2 non normale, la missione ora Dream Rinnegato e dobbiamo andare alle rovine dimenticate. Clicchiamo la missione, avviamo la partita e con il portale ci dirigiamo al sentiero per l'oasi di Dal'Gur. Sentiero per l'oasi, eccolo qua. E andiamo. Arrivati all'oasi dobbiamo cercare una rientranza che va verso il basso. Io l'avevo già trovata perché prima l'ho trovata e poi ho tirato Fraps per farla vedere. Questa rientranza c'è sempre, l'unico problema è che dovrete cercare un mercante che sarà attorniato dai mostri. Se non lo salveremo, oltre a permetterci di commerciare con lui, ci aprirà una porta segreta che ci permetterà di ottenere il liquido arcobaleno. E quindi parliamo con lui e ci aprirà la porta dopo che l'abbiamo salvato. Io l'avevo già ucciso i mostri. Sto vedendo un po' quello che vendeva. Ne ho riparato l'arma e andiamo. Ok, caverna misteriosa. E adesso qui dobbiamo cercare un forziere dorato che si chiama Forziere Misterioso. Eccolo qua, lo apriremo
e da dentro ci uscirà il liquido arcobaleno. Per questo oggetto l'unica difficoltà è trovare il mercante, perché se troveremo il mercante troveremo sempre il liquido arcobaleno. E quindi provate a fare un po' di volte la missione, e questo non è molto difficile da trovare. Passiamo al prossimo. Il quarto oggetto da creare, la gemma borbottante, scusatemi da trovare, si trova nell'atto 3, nella missione Le macchine da guerra. Iniziamo la missione e dirigiamoci verso i campi da guerra. E comunque dobbiamo esplorare tutta la zona perché dobbiamo trovare una caverna che si chiama la caverna del gelo. Fate attenzione perché ci sono due caverne, la caverna del ghiaccio e la caverna del gelo. E noi dobbiamo entrare solo in quella del gelo. Diciamo che in questa mappa ci sono due zone. Una più piccolina dove sto adesso, antecedente del primo ponte, e una più grande, che si trova dopo il primo ponte. Questa zona prima del ponte, vedete questa che ho appena finito, potete saltare direttamente perché là non si troverà la caverna. Dovete cercare nei campi del tormento e cercare la caverna del gelo. La caverna del gelo è abbastanza semplice da trovare, si trova la maggior parte delle volte. Il problema però è, una volta entrati nella caverna del gelo, dobbiamo andare al secondo livello perché dobbiamo cercare un mob viola che si chiama Kiltara. Se lo troveremo, una volta ucciso, ci dropperà la gemma borbottante. E qui inizia lo sclero da parte mia, perché ci ho impiegato circa 3 ore per trovarla, perché non esageriamo, 2 ore, che ci avrò messo minimo una 25-30 tentativi. E ogni volta gira, esplora la mappa, trova la caverna del gelo. Ma ogni volta non trovavo questo cazzo di Kiltara. Ecco qua la caverna del gelo, livello 1. Dobbiamo andare al secondo livello. Ho velocizzato anche qui. E comunque, una volta raggiunto il secondo livello, dobbiamo cercare questo mob Kiltara. E se non c'è, usciamo dalla partita, ricambiamo la missione per azzerare tutto e iniziamo di nuovo la ricerca. Troviamo la caverna del gelo, livello 2. Se c'è Kiltara lo uccidiamo e troviamo la gemma. Se no, usciamo dalla partita e rincominciamo tutto da capo. Immaginate tutto questo per 30 volte di fila. Stavo iniziando a sclerare, anche perché poi è venuto mio fratello, fresco fresco, ha fatto 10 tentativi e l'ha trovata. Madonna, che bestemmie. Ecco qui il livello 2. E adesso dovrete cercare Kiltara. È un mob viola. E comunque, uccidendo, dropperete appunto la gemma borbottante. Che nome abbastanza strano. Io non ho mai visto una gemma borbottare. Poi non so voi. Eccolo qua, Kiltara. Se qualcuno si chiederà come abbia fatto a registrare proprio la parte dove mi esce, perché ogni volta, ogni tentativo che facevo, registrava. Comunque qui la gemma borbottante che è uscita da Kiltaro. Andiamo al prossimo. Ora, per trovare l'ultimo oggetto, andiamo all'atto 4, la missione Primeval, il primo maligno, sempre in modalità normale, e selezioniamo Entra nell'arcata di cristallo. Andiamo. E poi raggiungeremo il portale per trasportarci alla vetta dei cieli. In questo modo dovremmo cercare di ottenere il libro, la ricetta per creare appunto il bastone mandriano. Entriamo nel pinacolo argenteo, scusate, e andiamo dritto e andiamo al secondo portale. Comunque, stavo dicendo, dovremmo arrivare fino a sconfiggere Izual, il luogotenente di l'ex luogotenente di Tyrael, cioè un angelo corrotto, e ucciderlo per cercare di droppare appunto la ricetta. Come vedete adesso, ho velocizzato il video per fare prima. E dobbiamo esplorare tutta questa mappa per cercare il portale. E come al solito, io invece di esplorare soltanto combatto. Ma vabbè. E comunque, anche questa non è molto facile, ma diciamo che io ci ho messo relativamente poco. Ho messo
Ci avrò messo 6-7 tentativi per farlo. Più che altro, il fatto è che è scocciante. È bello che ne ho droppate anche due, perché ne avevo droppato uno. Soltanto che a malincuore dopo ho scoperto che l'avevo trovato senza registrare con Fraps. Allora ho detto, vabbè, dai, facciamone un ultimo così per sfizio. E con Fraps sono andato e ho ottenuto la ricetta come state vedendo adesso. Ho ottenuto la ricetta, ci manca soltanto il campanaccio di Wirt, che è comparabile. Il campanaccio di Wirt dovete andare nell'atto 2, precisamente nell'ultima missione, quella dove dobbiamo combattere contro Belial. Atto 2, appunto, e la missione l'ultima è il Signore delle Menzogne. Inizia la missione. Ogni volta vi faccio vedere questa parte con i libri con il libro delle missioni per farvi capire bene qual è la missione ed evitare altre domande. E premiamoti per tornare all'accampamento nascosto. Comunque, se qualcosa non vi è chiara, potete sempre mandarmi un messaggio privato o un commento. Arrivato qui, andiamo dove sono i mercanti, perché tutti i mercanti del bazar si erano rifugiati lì. E cerchiamo Birba, il mercante ambulante, e quello della bambina. E lei ci venderà il campanaccio di Wirt per 100k, per 100.000 soldi. Una volta comprato, sbloccheremo anche un'impresa. Comprato il campanaccio, non ci resterà altro da fare che craftare il bastone. Andiamo a vederlo. Per il bastone da mandriano carichiamo una missione qualsiasi dell'atto 1, vi consiglio l'ultima, e andiamo dal fabbro con tutti gli oggetti più 50.000 soldi. E andati dal fabbro, nella sezione delle armi, troverete il bastone da Mandriano. E serviranno appunto i 5 oggetti che vi ho detto, che vi ho fatto trovare. Più, lo ripeto per la terza volta, nel video 50k, 50.000 soldi. Ora, mentre il video vi fa vedere proprio come si fa, vi dico un'ultima cosa, appunto il video finisce qua, avrei voluto farvi vedere anche la contea bizzarra, la Wimshire, già il livello segreto in questo video, ma poiché non ho tempo devo studiare, poi il video verrebbe di una lunghezza assurda, abnorme, lo lascio per un secondo video che caricherò tra poco, che vuol dire non tra poche ore ma tra un paio di giorni, e vi farò vedere anche come uppare il bastone per la modalità incubo, abisso, inferno. Se questo video vi è stato d'aiuto, se vi è anche soltanto interessato, lasciate un bel mi piace, anche perché questo è uno dei pochi video tutorial su come ottenere il bastone da mandriano in italiano. Quindi, nel frattempo, denoting silence, passa e chiude. Bella ragazzi!